Benvenuti a una nuova puntata di Dal Vivo. Nell'appuntamento di oggi abbiamo in collegamento con noi Marzia Ravazzini, Research Project Manager del progetto di cui ci parlerà oggi, ovvero il progetto Arcturus, sperimentazione di struttura di prossimità per la grave marginalità a Milano. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. E per iniziare le chiedo proprio come e con quale scopo nasce il progetto Arcturus e a chi è rivolto. Allora, il progetto Arcturus ha radici lontane perché si affianca al movimento di prima la comunità per questa transizione tra case della salute e casa della comunità. Però risponde tecnicamente a una manifestazione di interesse di Regione Lombardia del novembre 21, dove si offriva alle associazioni del terzo settore di partecipare con un progetto sperimentale e di ricerca su una struttura di prossimità verso la grave marginalità a Milano. Regione Lombardia ha scelto il perimetro di città di Milano, il partner è ATS Città Metropolitana di Milano ed è l'ente titolare del progetto. Hanno partecipato delle cordate di associazioni di terzo settore, la manifestazione è stata vinta da Casa della Carità e altri enti della cordata, Casa Carità è la capofila e questi enti sono 10, tra cui Caritas Ambrosiana, Associazione San Fedele, la Farsi Prossimo e poi ci sono stati i partner aggiuntivi della coprogettazione e quindi questi sono stati inseriti nel sistema del progetto Arcturus con 2 mesi di lavoro guidati da ATS e anche il Comune di Milano e tra questi ritroviamo il Corpo di Malta, l'Opera San Francesco, abbiamo il progetto Arca e abbiamo anche il Consorzio SIR e la Croce Rossa Italiana e il Comitato di Milano, quindi siamo un bel numero di enti. Si rivolge al target che diceva veniva indicato dalla manifestazione di interesse, ossia i vulnerabili e gravi marginali della città di Milano. La manifestazione dà un dettaglio un po' più specifico, poi sono i soggetti che non hanno diritto alle cure primarie e ai servizi sanitari, ma sono anche soggetti che hanno diritto ma risultano invisibili al sistema e ancora quelli che hanno il medico di base ma non riescono ad accedersi e comunque portano una domanda molto più complessa. Poi precisava anche persone con disagio di salute mentale, sottoposti magari a procedimenti dell'autorità giudiziaria, con specifica attenzione ai giovani e poi anche le persone con dipendenze e con problemi di dipendenza. Quindi abbiamo i fragili, ma abbiamo anche i fragili complessi. E questa struttura come è organizzata? Quali sono i servizi che offre o le iniziative che comunque ci sono in programma anche prossimamente? Allora, la struttura di prossimità in realtà nel disegno del progetto Arcturus è un insieme di servizi diffusi sul territorio. Abbiamo dei servizi che già esistevano da parte di queste associazioni del terzo settore che però si sono messi insieme e hanno ideato un progetto un po' innovativo, una struttura un po' innovativa sull'idea di muoversi verso un modello di case della comunità e raggruppiamo principalmente 4 tipologie di servizi, le cure primarie che affondano alla sanità d'iniziativa e alla medicina territoriale della primary care e quindi è un approccio integrato dove la figura del medico è comunque supportata anche dall'operatore sociale, dall'assistente sociale, da una segreteria. Poi abbiamo il PUA che richiama il PUA delle case della comunità, anche se la nostra traduzione è più punto universale di accoglienza della domanda. Il PUA ha questo centralino che filtra ma che offre anche un'indicazione di orientamento con la persona paziente. Poi abbiamo i centri diurni perché vogliamo sollecitare l'attenzione all'autonomia, alla consapevolezza e a un percorso di capacitazione della persona paziente, quindi sono servizi che mettono insieme i basic needs, quindi dal guardaroba alle docce, ma poi anche scrittura di CV, simulazioni di colloqui, laboratori riabilitativi, terapeutici. E poi abbiamo questo nuovo pilastro che noi chiamiamo prossimità e che mette insieme un po' la lettura delle risorse del territorio, in particolar modo per persone fragili, quindi tipologie un po' particolari. Ci sono le unità mobili sul territorio presenti per l'educativa di strada per gli homeless,
così come le vittime della tratta, scusate, e poi anche popolazione rom e sinti. Però nella prossimità ci sono anche le unità medico-infermieristiche che sono una presenza sul territorio come aggancio di cura primaria essenziale, non tanto di emergenza ma più di presenza e poi un riorientamento al servizio sanitario. Questi pilastri lavorano insieme, è una visione complessa, quindi hanno degli strumenti comuni che sono chiaramente le equip trasversali, la lettura di trasversale multidisciplinare dei problemi, delle domande complesse. Il progetto ha messo insieme anche una cartella condivisa, uno strumento digitale dove i 10 enti insieme seguono l'utente, il paziente e individuano un percorso, e tutto questo perché alla base deve esserci una lettura comune di salute comunitaria, e quindi abbiamo bisogno di una lettura sia della competenza tecnica professionale, ma anche una lettura della capacitazione del quello che noi chiamiamo il capitale sociale, quindi una rigenerazione delle risorse sia della persona e nei luoghi dove sta la persona, quindi è fondamentale la connessione con il territorio e la comunità. Per rispondere alla domanda degli eventi, noi stiamo lavorando a un progetto di ricercazione. Insieme abbiamo fatto percorsi di formazione interna ma anche esterna con gli operatori di ATS e ASST, sempre delle città metropolitane di Milano, e ne stanno uscendo delle belle iniziative che avranno luogo probabilmente in primavera 2024, dove pensiamo anche di avere una restituzione più del nostro primo anno di lavoro con le università che ci seguono, perché ripeto è una sperimentazione seguita da 20, l'Università di Bocconi di Milano, quindi con il centro CERGAS, e poi l'Università di Torino con l'epidemiologia sociale e la società di prospettive di ricerca socio-economica che ci affiancano in questo lavoro di lettura e di messa a sistema del valore delle relazioni per una cura complessa. E dato che l'avvio formale del progetto è datato novembre 2022, ma poi effettivamente le attività sociali sono entrate, diciamo, più nel vivo agli inizi del 2023, quali sono stati i riscontri che ci sono stati appunto grazie a questo progetto da circa un anno a questa parte, appunto da quando è iniziato? Allora, il riscontro principale è che siamo sulla strada giusta, nel senso che da un punto di vista proprio operativo gli operatori si sono conosciuti, hanno lavorato, hanno costruito un linguaggio comune, ed è un po' una novità questo, nel senso che, come sapete, il terzo settore, ma come un po' tutte le dimensioni italiane, c'è molta frammentazione, a volte c'è anche un po' di misfiducia nella modalità di lavoro di uno e dell'altro. Invece il primo punto è stato coordinarsi, conoscerci e costruire un linguaggio comune, e questa attenzione condivisa alla salute globale ci ha permesso di utilizzare anche appunto una condivisione, un arricchimento portato da tutti di questi enti del terzo settore, e abbiamo capito che se si lavora insieme si lavora meglio, e si lavora meglio nei termini anche di prevenzione e promozione della salute. Quindi le persone isolate che hanno seguito questi due grossi filoni, ossia dell'essere non isolati e invisibili al sistema, ma grazie al nostro approccio comunitario e trasversale sono potuti entrare nel sistema delle cure del servizio pubblico, perché noi offriamo una cura che va verso le persone, quindi non è il servizio che aspetta, ma il servizio si muove e va nei luoghi dove sono gli invisibili e i più fragili. E la lettura altra molto importante che vorremmo sottolineare è che serve la complessità, quindi di nuovo se le cure primarie in primis, anche nel pubblico con cui assolutamente lavoriamo, e questo è un progetto del servizio sanitario pubblico, riesce a leggere la complessità e a valorizzarne l'integrazione proprio sociosanitaria, togliamo il trattino, noi riusciamo a intervenire e quindi a prevenire anche l'uso inappropriato del pronto soccorso e quindi l'affollamento anche per questioni non appropriate, e riusciamo anche a monitorare e avere una presa in carico nel tempo che risulta un investimento sia per la singola persona sia per il bacino più piccolo, ma sia per la comunità intera.
Perfetto, io la ringrazio per aver partecipato a questo collegamento e le auguro un buon proseguimento di lavoro. A voi, grazie dell'attenzione e dell'invito.